Allora, so se siamo pronti. E visto prima che si faranno mille chiacchiere e mille cose, vengo io in conferenza stampa a dirvi che da domani, come qualcuno già scritto o come notizia già arrivata, non sarò più il presidente del Teramo e non ricoprirò più nessun ruolo ufficiale. Quindi da domani sarò un semplice e orgoglioso tifoso del Teramo Calcio. E questa è, diciamo, la notizia che qualcuno mi ha chiamato e cercava in questi giorni. Da domani entreranno, come nella mia azienda, direttamente le persone che il tribunale ha messo anche a gestire il Teramo Calcio, come gestisce la mia azienda, la Edilgreen. Quindi sarà la stessa persona che gestirà sia la Edilgreen che la Teramo Calcio. Questa, diciamo, è la notizia che vi volevo dare io. Quindi è una situazione del tribunale che si risolverà solo al momento che il giudice deciderà, diciamo, se mi verrà restituita la mia azienda, verrà restituito anche il Teramo Calcio. Le due cose camminano insieme. Fino ad oggi mi è stato permesso di gestire tutta la parte amministrativa del Teramo. Da domani per me non sarà più possibile. E approfitto di questa conferenza per ringraziare sia Sandro Federico, che non è stato mai presentato, e gli chiedo scusa, io al mio amico Maurizio Manfra, perché ha svolto un ruolo determinante in questo periodo insieme a Sandro, per tutto quello che è l'aspetto tecnico, di mercato, tutto quello che è il lavoro fatto in questo periodo alla Teramo Calcio. E approfitto per salutare anche i tifosi del Teramo e ringraziarli e un invito a sostenere questa squadra. Questa squadra ha bisogno di loro e ha bisogno che la gente ritorni allo stadio il più possibile, perché questa squadra e questi ragazzi meritano questo. Io questo è quello che mi sento da dire. Oggi ho regalato la sciarpa, la mia sciarpa, quella che indosso sempre, a Rebecca, la bambina che in tutte le trasferte il papà e la mamma segue il Teramo Calcio in ogni stadio, e penso che sia giusto che la mia sciarpa la porti lei. Oggi sei andato in panchina un po' per saluto, quindi un po' per salutare anche, tra virgolette, Sì. Teramo. Un arrivederci. Speriamo. Lo dice con un po' di emozione. Sempre. Si nota dalle parole e dall'espressione. Questo vi fa capire l'amore che è riuscito, secondo me, a mettere Massimo, non solo come presidente, ma come uomo in questa esperienza di Teramo. E io ho condiviso con lui, con Maurizio, con lo staff tecnico, con Carlo Musa, con Davide Ciaccia, con tutti loro un percorso intenso, perché è stato anche difficile, ma con le persone giuste. Quindi non c'è mai stato nessun dubbio in tutto quello che abbiamo fatto, in tutto quello che abbiamo condiviso. E io mi auguro, ripeto, che sia un arrivederci, e sono convinto che è un arrivederci, perché tutto a breve si risolverà, perché abbiamo trovato veramente le persone giuste che hanno voglia di fare calcio, hanno voglia di investire anche tanto in questo progetto. E la sensibilità di Massimo vi fa capire quanto tiene e quanto vorrebbe continuare a fare quello che è riuscito in pochi mesi a fare. Io lo ringrazio perché in qualche modo è da quest'estate, no? Che ci siamo conosciuti e abbiamo vissuto dei momenti difficili, duri, intensi, ma ne stiamo venendo fuori alla grande. La squadra, secondo me, trasmette questo anche. Non è un caso le rimonte, perché loro come proprietà sono riusciti a far capire alla squadra quanto è importante metterci anche il cuore, metterci l'amore, la passione, perché se no queste partite qui non le vinci, non vinci a Viterbo,
e non rimonti come a Gubbio. Quindi io faccio i complimenti a loro per tutto quello che hanno fatto in così poco tempo. E i tifosi hanno apprezzato e hanno capito che hanno a che fare con delle persone meravigliose, oltre che dirigenti competenti. Io volevo chiedere, visto che avete giustamente parlato di situazione temporanea, più o meno qual è l'orizzonte tempistico, se ne avete un'idea, se più o meno è possibile ipotizzare diciamo quanto tempo potrebbe passare per la risoluzione di una situazione diciamo non usuale. Guarda, qualsiasi data ti darei sarebbe sbagliata, no? L'unica data che ti posso dare è che oggi c'è un, diciamo, chiamiamolo processo fissato al 23 di marzo, che però non è risolutivo, è un primo grado di giudizio, quindi assolutamente non ti so rispondere. E quello, altre cose ci tengo a dire, che sto nel periodo breve, forse sono stato il presidente, ma no per la parola presidente, perché ho sempre detto poi il presidente per me è un altro, è Davide Ciaccia, io faccio parte di alcune persone che gestivano fino a domani mattina. E quello che mi fa piacere però è aver riportato allo stadio Andrea Malavolta, dopo mi ha detto Andrea che era 15 anni che non veniva allo stadio, il presidente Campitelli che mi ha detto che erano 3 anni che non veniva allo stadio e più di qualche persona che ho sentito che non venivano più allo stadio. Ecco, forse, come dico, come vi faccio le battute io ogni tanto, è il romano, il forestiero che deve venire a riportare la gente allo stadio. Io dico, gente di Teramo, unitevi e state vicino a questa situazione. Se io un giorno potrò tornare da proprietario, da socio, da quello che è, minimamente non avete visto quello che avevamo intenzione di fare qua su Teramo. Come la vita questo periodo? Cioè comunque verrà più a vedere partite, insomma, come magari lo vedrà a distanza, non so come. No, penso che sicuramente la vivrò di persona, però adesso mi serve pure un attimo di tempo per metabolizzare questo cambio, no? Non è facile. Come quando ti levano qualcosa a cui ci tieni. Questo è stato il momento più complicato e più bello. Vogliamo fare, visto che ha parlato di mini presidenza, però anche in questo caso mini bilancio, allora, qual è stato il momento più bello, il più brutto probabilmente? Guarda, allora, più bello, ricordo un piacere, la prima trasferta a Pescara, perché eravamo 7 di noi, tutti sulla fila, prima partita da presidente, e quel gol ha un po', ci ha un po' già messo, vivevamo una tensione con la partita che non finisce mai, e c'era un mio amico di Teramo, mi guarda e mi dice voi siete malati, perché voi, quando dice voi, tutto il gruppo che stava seguendo la squadra, perché dice trova tanta passione in quello che fate. Quindi il momento più brutto è il giorno dello Sporting, sicuramente è il giorno dello Sporting. Massimo, ti voglio chiedere formalmente adesso alla presidenza che sostituisce Davide Ciaccia da domani. Allora, dobbiamo arrivare a domani di sicuro entreranno due nuove, allora tutto il CDA per forza già l'ho fatto, prima lo facevano gli altri, si presenterà dimissionario all'appuntamento di domani mattina. E entreranno due persone, una di Roma e una di Teramo, che penso è professionista conosciuto, e quindi poi si vedrà. Davide Ciaccia, più che presidenze, penso ci avrà un po' quello che è una delega da definire per quanto riguarda la normalità, l'attività giornaliera di quello che è il Teramo Calcio, perché poi a sti signori del tribunale c'è da dire che se domani serve da comprare il sapone, cioè da comprare il sapone, ma dico una banalità per farvi capire che poi c'è da vivere la quotidianità di una società di calcio, no? Quindi questa è quello che si vedrà, cioè
tocca capire bene domani, sinceramente non lo so. Starà dentro la società, ma come delegato di qualcosa. Potrebbe essere che la società la faranno vivere senza un presidente. Ti aspetti che l'ingresso della dottoressa Capuano qui per il tribunale di Roma, insomma, sia paradossalmente un migliorare la gestione, perché se prima magari era complicato, insomma, c'erano diversi passaggi, adesso con la gestione diretta, per quanto riguarda adesso quello che hai detto tu. No, assolutamente, mi sono espresso male allora, e adesso io facevo qualsiasi cosa senza ordine di nessuno, cioè non dovevo aspettare l'ordine di nessuno, ma l'attività normale l'ho sempre gestita nei pagamenti, anzi ho pagato già i stipendi di febbraio, sia diciamo quelli di Lega, quindi tutti i calciatori e tutti i dipendenti, quindi vado via avendo già pagato gennaio e febbraio con scadenza 16 marzo, e quindi sotto questo aspetto il Teramo è ultra a posto. Da domani in poi chi dovrà decidere per qualsiasi cosa penso dovrà rivolgersi a una persona del tribunale, questa potrebbe essere una difficoltà. E, come ho detto prima, Maurizio Manfra è entrato a far parte del gruppo tecnico, quindi loro rimangono come Carlo Musa e staranno al controllo di tutto il settore, la parte tecnica della squadra, come è stato fatto fino adesso. Questo ci tenevo a dirlo e per questo ho voluto che stasse vicino a me. Prima che me si offende, visto che sta qua in sala stampa, ringrazio per l'amicizia e per l'affetto che mi ha dimostrato ogni giorno il presidente Cerulli, che lui si arrabbia quando io chiamo presidente, ma per me è il presidente, io sono semplicemente Massimo Ghierchia, come ho detto a tutte le persone che stavano qua dentro e che lavoravano con me. Quindi grazie a tutti e grazie anche a voi.